No, quindi la domanda è: questo mondo particolare tu lo controllavi o Ma no? fino Anche prima della a, ma malattia. fino a, tu mi conoscevi, noi Sì, ci sì. conoscevamo, fino al 2012 che non era scoppiata questa malattia, io ero assolutamente tranquilla, cioè andavo sul set, lavoravo con Lele Mora che all'epoca era l'apice del successo, quindi con Simona Ventura, con tutti i più grandi artisti, quindi in maniera molto pulita, cioè zero Certo, quello droga, sì, zero alcol, assolutamente. quindi si andava sul set, poi si tornava a casa, al massimo ci si vedeva per una festa con tutti quanti insieme e quindi era tutto assolutamente tranquillo. È Ma ecco, degenerato? tutti quei soldi che guadagnavi non ti avevano un po' dato la testa? Perché Forse, beh, sicuramente ne guadagnavi veramente ne tanti. Io guadagnavo mi ricordo tanti. all'epoca erano proprio Forse. tantissimi. Poi, ancora prima che arrivassero le influencer, ho questo ricordo di te perché eri venuta al Fatto del Giorno. Programma di Rai 2 del 2010 e mi ricordo che tu eri praticamente travolta da tutti i regali delle case di moda, Sì. vero? Impermeabili, occhiali, scarpe, no? Quindi, come dire, costituivi un modello per Sì, loro già prima di quello avevo che poi è avvenuto tante dopo, no? campagne Quindi allora pubblicitarie. la domanda è questa: non avevi un po' anche perso il baricentro? Ma sì, infatti ritornare a casa, comunque anche quello che mi dicevano gli psicologi, comunque ritornare a casa, fare una vita tranquilla con i miei genitori, quindi a fare un percorso con il proprio analista, ma poi piano piano quando hanno visto che la mia ero cambiata, ero ritornata ai valori veri comunque, anche i dottori mi hanno dimessa dopo, hanno capito che mi ero ripresa. E quindi dopo infatti adesso poi l'incontro con mio marito è stato propedeutico, perché quando ho trovato un affetto vero, anche non c'è stato più bisogno veramente di andare da nessun dottore, perché ho preso la mia quotidianità, sai, a cucinare, a Certo, lavare, a pulire. hai incontrato Antonio Orso nel 2020. Sì, nel Nel 2020. E 2020, vi nel siete 2021 sposati ci nel siamo sposati. 2021. Galeotta fu Taylor Mega perché io ero fan di Taylor Mega, avevamo un amico in comune e allora Antonio mi disse: va bene, se vuoi ti porto con Taylor Mega questa serata. Io andai e scoccò la scintilla e da lì non ci siamo più lasciati, guarda. Lasciati, E infatti assolutamente. viviamo questa bellissima storia d'amore che credo sia un regalo di Dio dopo tanta sofferenza, che anche se il lavoro adesso è chiaro che mi piacerebbe ritornare sul mondo dello spettacolo, manco da tanto, però se anche non dovesse tornare, comunque questa bellissima storia d'amore che viviamo tra Charme e Terni mi appaga tantissimo. Poi Antonio lavora con il computer, lui è manager del mondo dello Certo. spettacolo, quindi io poi magari anche lo aiuto delle volte. Quindi poi abbiamo fatto questo video Me bellissimo, l'hai Sogno detto, d'Oriente, certo. Sì, edito da sì, sì, sì. Novalis E su tutte le quindi. piattaforme. Che è un po' questo racconta questa magia dell'Oriente, no? Di Quindi Sharm racconta poi el-Sheikh. soprattutto la tua La mia rinascita. rinascita. Senti Sara, la domanda che ti voglio fare è questa. In quel periodo buio, a parte la violenza che tu hai subito, ovviamente denunciata sul set di questo film Hard, ci sono stati altri che hanno approfittato di te in altre occasioni? Sì, Qualcuno? qualcuno, ma non lo nominiamo No, perché. assolutamente Però no, no, no. sempre, purtroppo in tanti sono approfittati di me, come ho detto anche al settimanale di Vai Donna, ma è un capitolo chiuso, ora non voglio più pensarci perché purtroppo non eri in me. E come? Ecco, raccontaci. Hanno rovinato la mia immagine, capito? Quindi approfittavano del mio stato mentale che era Qualcuno, veramente. per esempio, si è fatto avanti facendoti delle Ma proposte no, quello, no, dei particolari? personaggi discutibili, non Sì. personaggi cioè personaggi che non c'entrano neanche niente con questo mondo, personaggi proprio al Senti, margine. qual è la cosa peggiore che ti è capitata in quel periodo, nel Ma periodo buio? la La violenza, violenza. sì. Quando ti Cioè. sei risvegliata da quel momento in cui eri drogata, che cosa hai pensato? Cioè, la prima immagine che ti viene in mente? Ma di chiamare subito mia madre, che poi si è organizzata con l'avvocato, abbiamo fatto tutte le denunce e poi mia madre mi ha. Però io ancora non volevo curare, non volevo prendere. Cioè, nonostante tutto quello che mi capitava, mia madre poi, poverina, era una donna, mio padre non riusciva a imporsi. Tuo padre, tra l'altro, adesso Perché è devo in dire, una è una struttura perché ha struttura. l'Alzheimer Sì. e tu, tra l'altro, hai avuto anche un'altra problematica perché sei stata operata. Sì. Ho tolto il collo uterino Certo, quindi insomma hai anche difficoltà ad ad avere avere bambini. bambini, ma state pensando all'adozione, ma Adozione. adesso ci arriviamo. Quindi tornando a quel periodo buio, tu avevi sviluppato per esempio una dipendenza dalla droga? Sì.
Purtroppo cioè, sì. Ti sei dovuta disintossicare anche ma da quello? Ma no, quando per fortuna mia madre mi ha messo in clinica, quindi non l'ho più usata. E poi comunque quando sono uscita ero così nauseata da quello che mi aveva portato la droga e la mancanza di cure. Cioè se io mi fossi fermata quando conducevo l'Europa League, se mi fossi fermata, avessi dato ascolto a mia madre, avessi preso due pillole, fossi stata lontana da tutti, magari anche un anno in clinica o comunque sotto controllo, perché era tu dici, tutto questo non sarebbe successo. Quindi la droga, io infatti voglio lanciare un messaggio assolutamente a tutte le ragazze e ai ragazzi: droga e alcol no, assolutamente no, rovinano la vita delle persone, mi fanno commettere. Ma tu hai una testimonianza importante. Che tu ti stai mettendo a nudo, è la prima volta che lo racconti infatti, in televisione e sei giovane, quindi è una 43 anni a giugno, sì, insomma, voglio dire, non più una ragazzina, però sei una donna che ha già vissuto molte vite, l'abbiamo detto, sì. No? Senti, ma hai provato tutte le droghe in quel periodo? No, solo la cocaina, per solo fortuna, cocaina. Perché da altre penso sono ancora più, cioè le canne ancora più leggere, però ci sono anche più pesanti, quindi per fortuna l'eroina no. Però comunque dava ti chiedevo la cosa peggiore che ti è capitata secondo te, la prima che ti viene in mente in quel periodo buio, cos'è la cosa più brutta di, ma quel, la cosa più di quel profondo nero? Ma comunque la vita che facevo era una vita veramente di serie proprio disagiata, proprio una vita proprio ripugnante. Sei stata poi anche derubata da questi figuri loschi che ti avevano coinvolto? No. Però deruppata dell'anima, dell'immagine, che non penso che non c'è cosa peggiore. Certo. No, nel senso, se qualcuno si era approfittato di te anche dal punto di vista, diciamo, economico, finanziario, questo no. Non sei stata vittima di questo. No. Senti, invece, parlando di persone luminose, Fabrizio Frizzi, tu ne parli nel libro. Sì, è veramente una persona stupenda. Io a lui veramente devo tanto. È stato un onore per me che mi aveva scelta appena uscita dall'isola per condurre il programma Mi fido di te, che era un programma tutto sugli animali. E, sono state due serate per Rai 1 e veramente stupende. Lui mi incoraggiava perché la conduzione per me era la prima volta che conducevo, perciò la trovavo comunque ambizioso come ruolo, però lui mi incoraggiava, mi aiutava con le battute, è stato veramente una persona carinissima che io stimo tanto e che ha fatto la storia della televisione italiana. Nel 2013 tu hai parlato a Selvaggia Lucarelli di una possessione demoniaca, facendo riferimento proprio alla fine degli anni 2000. Che cos'era? Non lo so, guarda, in quel periodo... Hai detto di tutto. Ho detto di tutto, ero anche un po' fuori di testa dovuto al fatto che non mi cura. Però mi sentivo comunque tutte quelle cose che mi capitavano. Forse volevo dire che il diavolo mi si era proprio messo vicino, perché non era possibile che mi capitavano tutte queste sciagure. Però sei riuscita... E poi io credo in Dio, credo in Dio tantissimo. Sì, sei riuscita a risalire da tutto questo. Sì. Grazie all'amore, ma grazie anche al fatto che potevo morire, anche perché, dico, e questo ci sono tante ragazze che sono state vittime di questi film hard che si sono purtroppo uccise. Quindi veramente io ero in un periodo che veramente tante volte ho pensato di farla finita, perché mi sentivo proprio... al margine, capito? Proprio non creduta, non... Stai pensando di realizzare un docufilm, vero, sulla tua vicenda? Mi piacerebbe un docufilm sulla mia vita, che fosse da monito a tante ragazze, anche che si avvicinano a questo mondo dello spettacolo, di fidarsi delle persone giuste, di... Perché basta un niente. Per precipitare in un buco nero. In un buco nero, e io ne sono testimone. Tu sei testimone. Però poi tanta grinta per risalire. Quando ho visto quelle ragazze che purtroppo erano morte, io ho detto ce la devo fare e non devo permettere a questa... Tu hai avuto dei momenti in cui hai pensato davvero di farla finita? Sì. Però per fortuna l'amore di mio marito è stato più forte. Quindi ho detto c'è una persona che crede in me quando nessuno mi credeva e quindi ho detto ce la farò per lui. Ce la farai. Sara, io sono contenta che tu ci hai raccontato questa storia, che insomma in questo momento è una storia che ha un lieto fine, no? Perché ti sei sposata, sì. E pensi all'adozione, un bambino, quindi sì. Avete costruito la vostra famiglia con Antonio e quindi alle spalle tutto questo nero. Questo nero. Questo nero, tu l'hai raccontato da noi e poi basta. No, poi basta. Non se ne parli più. Esatto, basta, mettiamoci una pietra sopra. Torno tra poco, vado ad incontrare.